in modo che possiamo insieme capire anche lo stile che vorrei venisse condiviso, uno stile familiare, così come abbiamo sentito di Gesù quando fa la visita a Nazaret. Ricordiamo com'era l'inizio del Vangelo domenica scorsa, quel tempo in cui Gesù si recò a Nazaret, dove era stato allevato, e secondo il suo solito andò nella sinagoga. Gli fu presentato il rotolo del libro del profeta Isaia e proclamò tutto quanto contenuto in quella pericope, e poi concludeva il Santo Vangelo con le parole di Gesù: oggi questa scrittura si è adempiuta. Questa affermazione viene ripresa nella pericope evangelica di oggi, e poi abbiamo sentito che cosa il Signore dice. Analogamente, gli studiosi ritengono che questo nel Vangelo di San Luca, siccome molto più discorsivo, sia contenuto proprio in questo brano, nel quale viene descritta una visita di Gesù a Nazaret. Però a ben vedere, soprattutto nella seconda parte, quella che abbiamo appena ascoltato, ci viene un pochettino difficile comprendere il passaggio repentino da una scena ad un'altra, quando all'inizio viene detto tutti gli rendono testimonianza e poi ancora subito dopo altri sono un po' titubanti, e poi alla fine tutti si trovano in disaccordo e addirittura lo vogliono portare sul ciglio del monte, laddove è costruita la città, per buttarlo giù dal precipizio. E il brano conclude dicendo: ma Gesù, passando in mezzo al loro, si mise in cammino, per indicare che la conclusione della vicenda di Gesù non è certamente la morte, ma è un cammino verso il quale tutti quanti siamo incamminati, seguendo il Signore Gesù, passando attraverso la risurrezione e l'inserzione definitiva nel Regno dei Cieli. Bene, riprendendo però il contesto della pienezza della parola di Dio che ci viene data oggi, ecco, dobbiamo riprendere dall'inizio. Oggi questa scrittura si è compiuta, si è avverata. E allora quell'oggi ci appartiene, è l'oggi questo di ciascuno di noi, in questo preciso momento. Nella liturgia sì, e nella celebrazione liturgica si avvera l'oggi di Dio, quell'oggi che è il tempo indefinito, il tempo eterno presente di Dio che si fa presente a noi che viviamo nel tempo, così come è stato per il profeta Geremia, di cui abbiamo sentito la sua vocazione nella prima lettura. Prima di formarti nel grembo materno io ti conoscevo, prima che tu venissi alla luce io ti ho consacrato, e prima ancora io ti ho stabilito profeta delle nazioni. Questo è per noi oggi. Anche a noi, a ciascuno di noi, il Signore ha uno sguardo di predilezione, ci dice: ti conoscevo, ti ho amato e ti ho costituito perché tu possa essere un messaggero di pace, un messaggero di speranza, il messaggero di Dio. Tu dirai tutto ciò che io ti dirò di dire e non dovrai avere paura, perché se tu hai paura io ti farò tremare e tu morirai. Da che cosa nasce la paura? La paura nasce dall'infedeltà. Questo noi lo sappiamo dall'interezza della parola di Dio. La paura nasce dal peccato. Ricordiamo i primissimi passi dell'umanità secondo la relazione del libro della Genesi, quando Adamo ed Eva si nascondono. Perché? Perché hanno peccato. Perché ti sei nascosto? Perché ti sei nascosto? Il nostro nasconderci dietro le pagine della storia, dietro ciascuno nei confronti dei quali abbiamo responsabilità, è dettato dal nostro peccato. Il Signore ci libera dal peccato e ci costituisce e ci invia perché possiamo portare con la nostra vita il messaggio di pace, il messaggio di speranza che proviene dal Santo Vangelo, che è stato seminato nella nostra vita, nei nostri cuori.
Ciascuno di noi, ciascun battezzato, ha questo mandato. Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere timore. La pericope della prima lettura conclude dicendo: certamente ti faranno guerra. Non dice ti insidieranno, ti faranno guerra. L'espressione è altamente terrificante, ti faranno guerra, ma non potranno prevalere. Questa è una parola di conforto che il Signore ci porta, ma non è semplicemente una parola di conforto, una pacca sulle spalle, vai avanti nonostante tutto. No, non prevarranno, perché io sarò con te. E allora dobbiamo sempre verificare la presenza di Dio con noi. Se Dio non è con noi, vuol dire che noi lo abbiamo abbandonato, vuol dire che noi abbiamo preferito fare a meno di lui. E allora veramente ritornano alla memoria nostra quelle belle parole del Salmo, che chi confida nel Signore è come un albero piantato lungo corsi d'acqua, chi confida nell'uomo invece è come un camerisco piantato nella steppa, non ha consistenza e non serve a niente. Allora facciamo veramente tesoro di questa parola di Dio e cerchiamo di portarla in tutti i giorni, in tutti gli istanti della nostra vita, tenendo come criterio ciò che abbiamo sentito nella seconda lettura, quel brano della lettera ai Corinti che passa sotto il titolo di inno alla carità. Ma a ben vedere c'è l'inno alla carità, ma è la via della carità, cioè noi dobbiamo seguire quella via per poter mettere a frutto ciò che tutta la parola di Dio ci dice e ci affida. Ed è veramente bello da una parte, ma anche terribile dall'altra parte, perché ci dice addirittura che se la vita è data in libazione, in offerta, ma questa vita data in offerta praticamente è ciò che noi diciamo essere testimone di Dio, testimone di Cristo attraverso il dono cruento della propria vita, il martirio. Ma se questo martirio non è irrorato dall'amore e dalla carità, non serve a niente, è un bene che si spreca. Niente deve sprecarsi e niente va perduto e niente va sprecato se la carità inizia, irrora e inquadra, coronando tutta la nostra vita. La carità non avrà mai fine, perché la carità è Dio stesso. E allora abbiamo in quel brano una serie di operazioni che ci esortano e ci guidano anche nella verifica. La carità è paziente, e quante volte noi non siamo pazienti, siamo impazienti, è benigna, quante volte noi non siamo guidati dalla benevolenza, non si adira, quante volte ci adiriamo, e via dicendo. Allora tutto questo cosa deve produrre nella nostra vita? Far magari i burattini e mandarla a catafascio? No, chiedere al Signore la capacità di essere perseverante. E la perseveranza ce lo insegna Maria Santissima, sotto la cui protezione è questa parrocchia, Maria Regina. Chiediamo a lei, che ha saputo accogliere la carità di Dio nel suo cuore, l'ha saputa generare nel suo sé, l'ha saputa dare alla vita, mettendo al mondo nostro Signore Gesù Cristo, guidandolo per tutta l'interezza della sua vita sino a sotto la croce, chiediamo a lei la capacità di poterlo accogliere, di poterlo testimoniare e di poter essere in grado di essere dei buoni cristiani nell'ordinarietà della nostra vita.